siamo a Scuola di Mare Santa Teresa, sta arrivando uno strano oggetto galleggiante, leggiamo sullo scafo 100% electric, chissà cosa sarà. Vediamo il direttore della scuola Davide Negro insieme a due istruttori che stanno ormeggiando questo oggetto misterioso. Ora ci faremo spiegare da Davide che cos'è e come funziona. La prima manovra d'ormeggio. L'oggetto misterioso è arrivato fresco fresco dal cantiere, quindi manovra perfetta per il momento. Buongiorno Davide. Buongiorno, come stai, figlio? Bene, bene, ora ci spieghi come funziona e che cos'è questo oggetto misterioso. Eccoci qua a bordo con Davide Negro, direttore, come abbiamo detto, della Scuola di Mare Santa Teresa. Buongiorno. A bordo di questo strano questo oggetto. È un X-Shore, appena arrivato, è un prototipo ovviamente della X-Shore svedese. È un cantiere che produce, ha in produzione queste barche a propulsione elettrica, quindi direi abbastanza innovative, e la nostra idea è quella di averla qui da testare, provare, per iniziare a navigare nel Golfo di La Spezia, e in modo che sia assolutamente ecocompatibile. Ecocompatibile e sostenibile con tutte le attività che abbiamo in programma noi. Bene, quindi la Scuola di Mare Santa Teresa non si ferma, va avanti, questo è uno dei tanti progetti, oltre naturalmente ai vari campus estivi che state portando avanti. Campus estivi che stanno avendo sempre un grande successo, e anche qui abbiamo sposato l'idea della promozione, della formazione nei ragazzi nell'educazione ambientale, e questo è uno dei temi fondamentali da qui al futuro, credo che sarà importante svilupparli sempre di più. Bene, con questo è tutto, ci vediamo, magari poi faremo una bella uscita. Volentieri. Con delle belle riprese per capire meglio. Quando avrei il motore è acceso. Ah, in questo momento come sentite questo rumore, questo frastuono incredibile, ora accelera, è vero, niente, bene, ok, grazie Davide, buona alle prossime, ciao ciao. Mare.